Su questo canale parliamo spesso di oparts, ovvero di quei particolari reperti archeologici la cui complessità progettuale o tecnologica non è conforme alla loro datazione o periodo di ritrovamento. Gli oparts possono essere dei grandi monumenti come le piramidi o Göbekli Tepe, ma anche oggetti più piccoli come gli inspiegabili vasi di Saqqara. Tutti questi casi, insieme a tanti altri, sono già stati analizzati in video dedicati, la cui visione è altamente consigliata. Ma in questo nuovo video parleremo di un opart che non ha paragoni. Forse molti di voi avranno già sentito parlare di questo opart, ma per tutti gli altri è assolutamente categorico conoscerlo, perché è in grado di dimostrare con estrema facilità l'esistenza di tecnologie aliene nel nostro passato. Stiamo parlando delle nanospirali russe. Ma prima di iniziare, se vi piacciono questi tipi di video, vi invito ad iscrivervi a questo canale e di attivare le notifiche, in modo da non perdere i prossimi video del genere che sono in arrivo. Tornando dalle nanospirali, partiamo dalla storia del loro ritrovamento. Tutto ebbe inizio nel 1992. Vicino alle rive dei fiumi Kozym e il Balbagno, che scorrono sui monti Urali in Russia, quando, nel corso di indagini minerarie di routine, il geologo Johannes Fieberg scoprì per caso quelle che in seguito sarebbero diventate famose come le nanospirali russe. Alcune di esse sono talmente minuscole da essere praticamente invisibili ad occhio nudo. Infatti, le dimensioni degli oggetti variano dai 3 cm fino ai 0,0003 mm. La loro notevole regolarità nella struttura e la superficie estremamente liscia sono osservabili solo con il microscopio elettronico. Questo che state vedendo ora è uno degli ingrandimenti più famosi fatti su queste misteriose nanospirali. Sembrano dei veri e propri frammenti di un macchinario tecnologico moderno. Ed è proprio questo il motivo che ha reso le nanospirali uno degli oparts più famosi del mondo. Nonostante ciò, è comunque doveroso partire per gradi. Dunque, il primo passo da fare è capire se si tratta effettivamente di un oggetto di origine artificiale oppure se è qualche bizzarra forma di origine naturale. Ed è qui che arrivano i debunkers come Massimo Polidoro o Paolo Attivissimo che, ricordiamo, sono coloro che negano a priori l'esistenza di qualsiasi oparts. Essi infatti hanno cercato fin da subito di risolvere il mistero spiegando che si tratta semplicemente di fossili di crinoidi, organismi marini che appartengono alla famiglia delle stelle marine e dei ricci di mare. I fossili di crinoidi hanno la particolarità di avere una forma a spirale e di ricordare molto da vicino l'aspetto di una vite, tant'è che sono proprio loro la spiegazione alla famosa vite di Sarajevo, un altro famoso parts che per molti ricercatori alternativi rappresenterebbe una vite moderna risalente alla preistoria, ma altro non è che proprio un fossile di crinoide. Il problema è che le nanospirali russe sono tutt'altro. Innanzitutto non sono mai esistiti fossili di crinoidi di dimensioni microscopiche, ma la conferma definitiva ci arriva proprio dalla scienza. Infatti, furono effettuati rigorosi test sulle nanospirali nell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica Geologica e lo Studio di Metalli Nobili e Non Ferrosi di Mosca. Leggiamo le loro conclusioni. Il limo nel quale erano inglobate le spirali si distingue come deposito di detriti di ghiaia e ciottoli stondati del terzo livello, creati dall'erosione dei sedimenti di strati poligenici e di accumulazione. La datazione di questi depositi si può far risalire a 100.000 anni fa, Pleistocene superiore. Le nuove formazioni cristalline presenti sulla superficie di questi aggregati filiformi in tungsteno puro mostrano le caratteristiche insolite dei depositi alluvionali del Pleistocene superiore. Qui sì che le cose iniziano a farsi interessanti perché sono ben due le informazioni degne di nota. La prima riguarda il materiale delle nanospirali, che sono fatte di tungsteno, e ciò esclude categoricamente qualsiasi possibile origine naturale di questi oparts. Ma per chi dovesse avere ancora dei dubbi a riguardo, leggiamo qui. Il tungsteno è un metallo insostituibile nei periodi di guerra, importante nei periodi di pace ed estremamente difficile da produrre. Non esiste in natura il tungsteno come metallo e,
come molti metalli rari, ha proprietà affascinanti e sorprendenti. La seconda informazione importante è la datazione di queste spirali. Infatti sono state ritrovate in strati geologici risalenti a 100.000 anni fa. Dunque, ora la domanda è scontata. Se sono indiscutibilmente di origine artificiale e risalgono come minimo a 100.000 anni fa, chi diamine le ha realizzate considerando che, a quei tempi, l'uomo primitivo riusciva a malapena a incidere delle linee sui muri? Bella domanda e buona fortuna per tutti coloro che vorranno trovare questa risposta dai debunkers. A onor del vero, qualcuno ha provato disperatamente ad affermare che questi piccoli oggetti non sono altro che detriti lasciati dai numerosi razzi lanciati e testati nel vicino cosmodromo di Plesek. Ma ancora una volta, le spiegazioni dei debunkers fanno acqua da tutte le parti, per ben due motivi. In primo luogo, almeno per quello che ufficialmente è dato sapere, nessuno dei missili testati a Plesek montava nanotecnologie simili. Poi, dato che i reperti sono stati trovati a diversi metri di sotto la superficie, non si riesce a capire come avrebbero fatto eventuali detriti missilistici ad arrivare a tale livello di profondità. Quindi siamo a punto e a capo. Per via del loro ritrovamento geologico, le nanospirali russe non possono essere state realizzate recentemente. Inutile dire che questo part si lega perfettamente alla teoria del paleocontatto e che quindi è un'ottima prova per dimostrare la presenza di intelligenze extraterrestri sul nostro pianeta. A questo punto non ci rimane che provare a ipotizzare a cosa servissero queste nanospirali russe, perché il tungsteno non è affatto un materiale di uso comune, ma viene usato nei reparti avanzati dell'ingegneria aerospaziale, nell'industria bellica e nelle tecnologie di telecomunicazione. Non a caso, il dottor Valery Uvarov di San Pietroburgo ha proposto una bizzarra teoria secondo la quale queste microspirali e nanospirali sarebbero componenti elettronici un tempo costituenti un'antenna ricetrasmittente. L'ipotesi è dovuta dall'uso di metalli come tungsteno, rame e molibdeno, metalli che lo costituiscono. Ovviamente questa è solo un'ipotesi, attualmente è impossibile sapere con certezza a cosa servissero queste nanospirali, ma quel che è certo è che dimostrano l'esistenza di tecnologie avanzatissime in un periodo in cui l'uomo non era assolutamente in grado di comprenderle e soprattutto produrle. Quindi, concludendo, se non sono naturali e non sono state fatte dall'uomo, l'unica spiegazione razionale è che 100.000 anni fa ci fosse qualcuno con una tecnologia avanzata che non poteva essere di origini terrestri. La cosa affascinante è che per dimostrare l'esistenza di un contatto alieno avvenuto nel nostro remoto passato non serve per forza cercare risposte nei grandi siti megalitici, ma a volte la verità la si può trovare anche in oggetti microscopici. Grazie per la visione. Se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, ti invito a lasciare un like e di iscriverti al canale, in modo da non perdere i nuovi video in arrivo. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.